Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video numero 4, quarto episodio della serie Gli stadi del calcio. Oggi ho voluto fare qualcosa di particolare perché, come avete visto negli altri episodi, ho sempre scelto una squadra e ho messo dove questa squadra ha giocato, quindi tutti gli stadi della Juve, tutti gli stadi del Real Madrid, tutti gli stadi dell'Atalanta. In questo caso invece vado a toccare un argomento un po' particolare, cioè gli stadi senza club. Chiaramente sarà un video un po' lungo, ne ho trovati un bel po', ma so che non sono tutti, ma insomma devo anche un pochettino fare qualcosa di veloce, quindi ho messo quelli che mi sono venuti in mente soprattutto, e così facendo appunto sono tutti stadi dove ha giocato la Juve, o dove non ha giocato la Juve, poi adesso capirete. Ma che sono famosi per aver visto partite della propria nazionale o di altri sport addirittura, ma mai di una squadra di calcio. Tipo, ho fatto tipo, ad esempio, faccio un esempio di quelli che dirò dopo: l'Olimpico di Siviglia, che non è lo stadio di casa né del Siviglia né del Betis, ma che comunque ha visto qualche partita di calcio. Ecco, questo genere qua. Cominciamo subito, purtroppo iniziamo non un bello stadio per noi, perché insomma non ci evoca bei ricordi, lo stadio Heysel di Bruxelles. In questo stadio appunto c'è stata la finale che tutti ricordiamo tra Juve e Liverpool, decisa dal rigore di Platini. Stadio usato per diverse cose, per la nazionale del Belgio, ma non ufficialmente di nessun, ma ufficialmente di nessun club. La Juventus ha giocato questa partita, ha giocato anche altre, ma questa è la prima vittoria in assoluto lì. Millennium Stadio di Cardiff, anche qui viene usato per la nazionale gallese di rugby e viene usato per i concerti, non viene usato per il calcio se non a quando c'è stata la finale tra Juve e Real. Quindi la Juve ci ha giocato una volta e purtroppo ha perso, purtroppo per noi ha perso 4-1. Stadio all'avanguardia comunque, il Millennium Cardiff, va detto. Andiamo in un altro continente per parlare dello stadio nazionale di Pechino, Pechino National Stadium, costruito per le Olimpiadi, il nido d'uccello, perché ha questa forma che vedete nella foto particolare che ricorda proprio un nido di uccelli. E la Juventus ci ha giocato una volta in questo stadio che è costruito, ricordiamolo, dal 2008. Juventus-Napoli, che è terminata 4-2, la Supercoppa italiana con le reti di Asamoah, Vidal, l'autogol di Maggio e Vucinic. È stata la prima Supercoppa italiana post-calciopoli, insomma la prima di Antonio Conte. Stadio, secondo me, uno dei più belli costruiti di recente, a mio modo di vedere, soprattutto per la fisionomia, e ho messo apposta una foto di questo stadio di notte per goderci meglio le illuminazioni meravigliose di questo stadio. Altro stadio asiatico, andiamo però oltre, superiamo la Cina, andiamo in Giappone per lo stadio nazionale, Stadio Olimpico di Tokyo. Vecchio Stadio Olimpico di Tokyo che adesso non c'è più, è stato buttato giù, ne hanno costruito un altro per le Olimpiadi che dovevano esserci quest'anno, ma saranno per il prossimo anno, ovviamente è già pronto. E ha visto tutte le finali di coppe intercontinentali, quasi tutte, perché qualcuna l'ha giocata a Yokohama, però quasi tutte le hanno giocate a Tokyo. E la prima partita che ci ricordiamo della Juventus allo Stadio Olimpico di Tokyo è Juventus Argentinos Juniors 2-2 con le reti di Platini e Landru. Poi la Juve ha vinto 6-4 ai rigori. Quella partita lì, tra l'altro, Coppa Intercontinentale e Toyota Cup. Quindi, insomma, sicuramente abbiamo buonissimi ricordi di questo stadio. Abbiamo giocato lì anche la finale contro il River Plate. Andiamo invece in Austria. Torniamo in Europa. Questo è in realtà uno stadio che dopo andiamo a ritoccare, perché dopo andiamo a toccarlo col nome glorioso. L'Ernst Happel Stadion. In realtà questo è il Prater messo a posto, ristrutturato e con l'attuale denominazione, che è dal 93 che c'è questa denominazione. La Juventus ha vinto all'Ernst Happel Stadium 3-1 col Rapid Vienna nel 2004-2005 con la doppietta di Del Piero e il gol di Ibrahimovic. Non è uno stadio del Rapid Vienna, questo è uno stadio completamente per la nazionale. È stato usato il Rapid Vienna perché il Rapid Vienna ha potuto costruire il suo nuovo stadio e mentre costruiva il suo nuovo stadio ha giocato in quell'edizione del campionato della Champions proprio al Ernst Happel Stadium. E dunque poi dopo rivediamo, parliamo del Prater ma più tardi. Rimaniamo in Europa, ormai rimaniamo quasi sempre in Europa, Olimpico di Siviglia o Olimpico della Cartua.
E questo stadio è stato costruito per le Olimpiadi del 2000, che poi però sono andate a Sydney, però comunque in Spagna si erano già mossi per avere la certezza di poterle eventualmente organizzare. La Juve ci ha giocato lì contro Siviglia una volta e ha ottenuto buona quella, anche perché non mi risultano altre partite. Si è giocato, ricordiamo, lo stadio creato nel 99 per le Olimpiadi del 2000, che poi sono andate a Sydney. La Juve ha giocato contro Siviglia nella Coppa della Pace. La Coppa della Pace che poi la Juve perde, batte il Real in semifinale, perde poi la finale con l'Aston Villa, ma in quell'edizione la Juventus vince 2-1 lì, grazie alle reti di Amauri e Iaquinta. È andata sul 2-0, poi era riuscita a ridurre lo svantaggio di Siviglia, ma non è riuscita a cambiare il risultato. Comunque, uno stadio, come potete vedere, innovativo, bello, secondo me poco sfruttato ed è un peccato perché ne vale veramente la pena. Altro stadio pochissimo sfruttato, come dicevo, lo Stade de France. Stadio anche questo fresco perché è del 98. E non c'è nessun club che gioca allo Stade de France perché Paris Saint-Germain è al Parco dei Principi, che è comunque un bellissimo stadio, e gioca la nazionale francese. Questo porta giustamente pochissimi club a poter dire di aver giocato lì. La Juve non ci ha mai giocato dal 98 a oggi, zero partite allo Stade de France, che comunque resta secondo me uno stadio bellissimo. Nonostante sia costruito in un periodo dove gli stadi stavano cominciando come disegno a diventare un pochino vecchi, però per me resta comunque un bellissimo stadio. Torniamo in Italia, adesso abbiamo un trittico di stadi italiani. Il Flaminio. Allora, siamo a Roma, quartiere Flaminio appunto, e questo stadio non ha mai avuto una squadra di casa, perché ci hanno giocato un anno Roma e Lazio, ma solo per i lavori fatti all'Olimpico per il Mondiale d'Italia 90. Non c'è mai stata nessuna squadra, parlo di professionisti perché c'è stata la Lupa Roma, eccetera, che hanno giocato lì. Adesso purtroppo è in uno stato pessimo e mi dispiace, mi piange veramente il cuore perché sembrava che il rugby fosse riuscito a tenerlo in una buona condizione. Purtroppo è conciato un po' male, però la Juventus ha giocato una partita al Flaminio, anzi ne ha giocate tre. Non ne ha vinto né con la Roma né contro la Lazio, ma ha vinto contro il Foggia nel 62, scusate, nel 67 in Coppa Italia con il gol di Zigone e Anastasi in campo neutro perché era uno spareggio. La Juve batté il Foggia in quella partita e dunque vinse al Flaminio. E poi ci giocò appunto, come detto, anche nell'anno 89-90. Poi non vinse né con la Lazio né con la Roma in trasferta, però ci giocò altre due volte. E adesso, se io vi dico stadium a Torino, vi viene in mente subito l'Allianz Stadium. Quello che non sanno in pochi è che prima della guerra, 1901, dal 1911, il comune di Torino aveva lo stadium, lo stadium. Lo stadium di Torino era uno dei posti più grandi dove poter praticare il calcio, ma veniva usato anche per il ciclismo, per un sacco di altre iniziative. Lo stadium è poco conosciuto, ma eppure è stato veramente una parte importante della storia degli stadi italiani, perché è stato veramente lo stadio più grande che potevamo avere. Addirittura era l'unico stadio che poteva competere con Atene e Londra, che erano gli stadi più grandi. Faceva 40.000 spettatori, fu chiuso nel 1938, demolito in seguito ai bombardamenti che distrussero appunto l'edificio. Ma fu un progetto veramente importante, è un peccato che sia andato distrutto. Ma era lo stadio principale d'Italia, lo Stadium di Torino. E poi c'è stata la costruzione del Benito Mussolini, poi è diventato comunale, eccetera, poi delle Alpi e via, però il primo stadio per importanza di Torino in quegli anni era appunto lo Stadium. Non era né lo stadio di casa del Torino né lo stadio di casa della Juve, però c'era e ci hanno giocato sia Torino che Juventus anche qualche partita di campionato. Io ho segnato la prima vittoria in assoluto della Juve lì contro la Torinese, finita 3-2 in una Coppa Piemonte. Non sappiamo i marcatori perché non sono noti, allora molte partite non hanno il marcatore. C'era lo stadium a Torino, attenzione, c'era lo stadium anche a Genova. Lo stadium di Genova, costruito, usato pochissimo per il calcio perché scarseggiava di posti a sedere, infatti non aveva posti a sedere, la gente andava a vedere la partita in piedi. E qui l'ha usato il Genoa solo per una partita, è stato aperto nel 2013, ma già nel 2015 è andato in disuso.
ho segnato l'unica partita della Juventus che sono riuscito a trovare in questo stadio vinta col Genoa, un amichevole Genoa-Juve finita 3-1 nel 1914. Anche qui non sono noti i marcatori. E adesso veniamo a stadi forse un pochino più conosciuti, importanti dopo questi italiani in Europa. Cominciamo dalla Scozia, Murrayfield. Murrayfield, per chi parla di rugby, è forse uno degli stadi più importanti del mondo. Gioca a Edimburgo. Enorme come stadio, uno stadio pazzesco, pazzesco. E ci giocano il rugby, ma non una squadra di calcio, perché ogni squadra di calcio, l'Hibernian, eccetera, hanno il loro stadio. Quindi non hanno uno stadio di loro, posso dire. La Juve ci fece un amichevole però nel 1970. Selezione scozzese, Juventus, io ho messo selezione Scozia, ma in realtà selezione scozzese in generale, Juventus è finita 5-0 con la tripletta di Bettega, il gol di Spinosi e il gol di Causio. Partita amichevole che non valeva niente, ma ci permette di poter dire che la Juve ha vinto anche a Murrayfield. E non è una roba da poco, visto l'importanza dello stadio e della struttura. Stadio, ripeto, ancora oggi considerato uno dei più importanti del rugby, forse il più importante al mondo, come storia e struttura e capacità di contenere anche persone. Torniamo in Austria per parlare del Prater. Appunto, avevamo messo il collegamento con l'Erzherzogtümer Stadium. Il Prater, creato nel 29, fino al 93 si è chiamato Prater di Vienna, anche qui usato per la nazionale austriaca, quindi non usato per nessun club, però l'ha usato il Rapid in certe occasioni proprio per i lavori fatti nel suo stadio. E questo qua mi ha portato, questi lavori mi ha portato a segnarmi un Rapid Vienna 0-1 con gol di Bettega, credo che sia una Coppa UEFA. La Juventus quindi ha portato a referto una vittoria anche al Prater di Vienna, uno degli stadi più iconici del calcio austriaco. Veniamo adesso al re degli stadi, di questi stadi, diciamo di questi stadi senza club, ma proprio io direi il re degli stadi, perché quando pensi allo stadi, agli stadi, al calcio in generale, pensi all'Inghilterra. Appena pensi ai stadio Inghilterra, ti viene in mente Wembley. E infatti parliamo di Wembley, stadio creato nel 23, buttato giù nel 2000, infatti sto parlando della prima versione di Wembley. Vi spiegherò poi perché ho fatto due cose separate. La Juve qui non ha mai giocato, ma è uno stadio di proprietà della Federazione Inglese di Calcio, è stato usato per anni sia per la nazionale inglese, ma anche per tutte le finali di coppe, Coppa di Lega o Coppa FA, cioè Coppa d'Inghilterra. Ripeto, è stato uno degli stadi più iconici, ha visto alcune imprese, tra cui quella dell'Italia, vincere 1-0 i famosi Leoni di Wembley. Ma poi Londra decise di buttarlo giù, proprio anche qua, sempre comunque in visione e candidatura olimpica, per creare il nuovo Wembley. Nuovo Wembley che viene invece, ripeto, nel vecchio Wembley la Juve non ha mai giocato, nuovo Wembley viene inaugurato nel 2007 con la famosissima ormai partita tra le due formazioni Under 21 Italia-Inghilterra, finita 3-3 con tripletta di Pazzini. E nel Wembley nuovo abbiamo giocato una partita, ve la ricorderete benissimo, l'anno scorso abbiamo affrontato il Tottenham. Il motivo era semplice: il Tottenham stava creando lo stadio nuovo, ma non era ovviamente possibile farlo in poco tempo, quindi andò a Wembley per poter giocare solo l'anno scorso. Quindi solo l'anno scorso è stato il terreno di casa del Tottenham. La Juve ci ha giocato lì e ha vinto 2-1 con le reti di Higuaín e Dybala, che abbiamo rimontato il gol di Son all'andata della fila 2-2. La Juventus con questo successo si era qualificata poi per il turno successivo. Ragazzi, chiudo qua questo video, io spero che vi sia piaciuto, è un argomento un po' particolare, quindi sicuramente magari non è che sia facile da parlarne, perché comunque un conto è parlare degli stadi di un club, qua sono stadi senza club, quindi è una cosa un po' particolare. Spero che vi sia piaciuto questo video, chiaramente spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale perché dobbiamo salire assolutamente, soprattutto perché con questa quarantena almeno fate salire al canale, visto che non ho altro da fare e ovviamente continuerò con questi stadi. La prossima sarà ovviamente una puntata dedicata a una squadra italiana, devo ancora decidere quale. La prossima ancora starò a vedere una squadra estera, ma un'idea ce l'ho. Penso di rimanere comunque in Inghilterra, non sono sicuro, ma staremo a vedere. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e dare appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti.